Librandi, Ferranti, Ferranti, Vico, Vico. Vazio ancora non Vazio riesco. non riesce a votare. Adesso casomai mandiamo il tecnico, sta arrivando. Zardini, Ecco, ha votato ha Zardini. votato anche Chi altro? Ci siamo? Savino Elvira, Savino Elvira. Elvira Savino. Ecco, votato. Mi pare che abbiano votato tutti i colleghi. Sì. Dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 367, contrari 194. La Camera approva. Allora, adesso passiamo al prossimo provvedimento all'ordine del giorno. L'ordine del giorno reca la discussione delle questioni pregiudiziali Melilla ed altri numero 1, Simonetti ed altri numero 2, Crippa ed altri numero 3, Centemero chiuso numero 4, presentata al disegno di legge 3513, conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2015 numero 210, recante proroga termini previsti a disposizioni legislative. Avverto la questione pregiudiziale Crippa ed altri numero 3 sarà sottoscritta anche dal deputato Francesco Cariello. A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, in caso di più questioni pregiudiziali, ha luogo un'unica discussione. In tale discussione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 40, potrà intervenire oltre a uno dei proponenti, purché appartenenti a gruppi diversi, per illustrare degli strumenti ciascuno degli strumenti presentati per non più di 10 minuti, un deputato per ogni gruppo per non più di 5 minuti. Al termine della discussione.